Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. L'argomento di oggi è l'approccio razionale ad un autotrapianto di capelli. Per affrontare questo argomento ho il grandissimo piacere di essere in collegamento da Torino con il professor Franco Buttafarro. Buonasera, professore, che grande piacere rivederla. Buon pomeriggio, anche se noi non l'abbiamo, ce la sono gli inglesi, ce l'hanno, buon pomeriggio. Prego. Professore, quindi andremo ad analizzare proprio l'autotrapianto di capelli. Come definirebbe lei le caratteristiche di un paziente che desidera un autotrapianto di capelli? Allora, per rispondere alla sua domanda, devo dire che nella maggior parte dei casi noi trattiamo con un soggetto fragile, psicologicamente provato dal suo problema. Spesso si presenta alla nostra osservazione per un problema reale o presunto di perdita di capelli. E per lo più ha una serie di ripetuti tentativi per il suo problema, ma senza successo. È facile preda, potremmo dire, di alcuni centri tricologici che approfittano della debolezza caratteriale e della fragilità psicologica di questi soggetti per estorcere denaro, metodi non esattamente leciti. Sono affascinati dal web. E spesso vengono visitati da chirurghi stranieri, spesso anche in camere di hotel, senza che costoro abbiano l'autorizzazione di esercitare in Italia. Professore, come mai questi pazienti sono così attratti dai centri tricologici? Beh, proprio noi medici non dovremmo essere sorpresi se spesso questi pazienti vengono, tra virgolette, curati in questi centri che ormai proliferano dovunque. Dobbiamo ricordarci che siamo stati noi medici, specialmente degli specialisti in dermatologia, che abbiamo creato in passato centri tricologici. Con la nostra ignoranza e con la nostra riluttanza ad interessarci di un capitolo della dermatologia che per tempo è stato considerato indegno di essere studiato a fondo. Non volevamo essere confusi con i parrucchieri, in definitiva. Comunque, tutto questo ha determinato delle risposte approssimative e poco professionali. Professore, ma come ci si deve comportare di fronte a questi pazienti? Allora, la richiesta in questo settore della dermatologia e della chirurgia è aumentato in pochi anni ed è diventato un battaglia anche per i cosiddetti, tra virgolette, specialisti medici, non esattamente preparati, ma che cavalcano questa richiesta che è divenuta imponente. Quindi, in presenza di un paziente che lamenta problemi al cuoio capelluto ai capelli, lo specialista deve essere capace di fornire una corretta diagnosi basata su una dettagliata indagine medica della storia del paziente, ovviamente estesa nell'ambito familiare, un accurato esame clinico e psicologico, bisogna cercare di entrare nella mentalità del paziente. Osservazione macro e micro, usando degli strumenti appropriati e un'appropriata esperienza. Bisogna anche valutare la possibilità di dover biopsia ed un esame istologico del cuoio capelluto in caso di dubbio. E bisogna utilizzare i vari test tricologici. Quindi, professore, abbiamo visto come sia fondamentale fare una diagnosi corretta e scrupolosa. Come si fa una diagnosi così corretta? Dunque, al di là di un attento colloquio, perché abbiamo già parlato bilaterale, perché il colloquio deve essere dato dall'altra, dobbiamo far parlare il nostro paziente.
dobbiamo esaminare con la precisione dovuta sia il cuoio capelluto sia i capelli, indipendentemente da quello che lamenta il paziente, il che per lo più ci riferisce perdita e diradamento. Quindi dobbiamo controllare se i capelli sono normali per qualità e quantità in relazione all'età e al sesso. Poi verificare i problemi riportati dal paziente attraverso un'indagine mirata e accurata del cuoio capelluto del nostro paziente. Non bisogna partire con la diagnosi in tasca, come si dice, ma bisogna indagare. L'osservazione del velluto può avere altri molto comuni, come la dermatite seborroica, la psoriasi, eccetera, anche problemi più importanti come ustioni, cicatrici, tumori, malattie o tumori. Per questo che dobbiamo stare molto attenti. Quindi, professore, abbiamo visto come sia indispensabile avvalersi di diversi strumenti, ma l'utilizzo di questi strumenti cosa vi permette di poter fare? Dunque, nel nostro caso di chirurghi della calvizie androgenetica, cioè della calvizie comune, in questo caso, al di là dell'utilizzo dei vari test tricologici, noi siamo fortemente orientati ad un approccio strumentale certificato usando la dermatoscopia e la tricoscopia, sia dei capelli che del cuoio capelluto. Useremo quindi degli strumenti che ci daranno delle immagini aumentate. Per esempio, il dermatoscopio manuale può darci un ingrandimento fino a 10%, 10 volte. Oppure il videodermatoscopio, che è capace anche di 200 ingrandimenti. Con questi ingrandimenti potremo valutare il colore dei capelli, la superficie del cuoio capelluto, lo sbocco dei follicoli piliferi, il diametro e la lunghezza dei capelli, e valuteremo anche la vascolarizzazione osservando i piccoli vasi eventualmente presenti, il loro diametro, la forma e la distribuzione. Quindi abbiamo un vasto campo su cui indagare. Quindi, professore, soffermiamoci un attimo sull'alopecia androgenetica, comunemente chiamata appunto calvizie comune. Sentiamo dire che ci sono due metodi di trapianto. Quali sono? Ma, oggi la chirurgia della calvizie viene identificata da due, chiamiamo acronimi, perché per acronimi tutti lo sanno, perché attraverso il web vediamo tanti acronimi, cioè praticamente puntato FUE vuol dire Follicular Unit Extraction o Excision, a seconda di come tu vuoi interpretare. L'altro metodo si chiama FUT, Follicular Unit Transplantation. Ma come noi sappiamo bene, questi due acronimi si riferiscono solo ad un singolo passaggio del trapianto dei capelli, ossia esclusivamente al tempo del prelievo delle unità follicolari, ossia dei capelli. Potremmo definirli due facce della stessa medaglia ed entrambi possono essere validi, ma solo dopo che l'esame del paziente ci ha fornito delle indicazioni per la scelta del metodo di prelievo da usare, ma non certo servono a definire l'intero ciclo di trapianto di capelli che riconosce un suo accreditato sistema e che è esattamente uguale sia che si proceda con un metodo di prelievo o con l'altro. Probabilmente una sola possibilità è un errore imperdonabile, perché le variabili che possiamo incontrare rappresentano la sola discriminante per una scelta che sia logica e ragionata. Professore, ma come mai si sente sempre, quasi sempre, parlare di una sola, della tecnica FUE? Ma perché il web è
ormai la fa da padrone e mi sa un'alga di prelievo, ossia la tecnica punch, che ormai ha superato anni, come una nuova tecnica che deve sostituire la tecnica di prelievo put, mentre in verità la verità è che è una tecnica di prelievo uguale a quella della punch di tant'anni fa, ma utilizzando dei micro bisturi ovviamente circolari molto più piccoli di quelli che si utilizzavano 30 anni fa, qualità. Ed inoltre la maggior parte dei medici che si sono votati a questa tecnica, per loro è una vera e propria scappatoia per guadagnare di più, impegnarsi molto di meno per imparare, demandando oltretutto la maggior parte dell'intervento a personale non qualificato. Non per niente negli Stati Uniti si sta combattendo una propria battaglia al suono di fight the fight, che non vuol dire combatti la lotta, ma il secondo è di nuovo un acronimo che suona come fight illicit global air transplant, cioè combatti l'illecito fraudolento trapianto di vino. Anche lì c'è questo problema. Quindi bisogna stare molto attenti, ma per poter capire meglio, professore, insomma, ci chiarisca l'idea, ci può fare un esempio delle due tecniche di prelievo, quella FUT e quella FUE? Ecco, ci dovrebbero essere delle immagini, adesso vediamo quale immagine esce fuori. Ecco, questa è la FUE, il primo, no, l'inizio della FUE. La tecnica di prelievo FUE o Follicular Unit Extraction consiste nel prelevare con un bisturi circolare molto piccolo, ma praticamente uguale a quello della tecnica punch, e il prelievo viene fatto con un punch per lo più montato su un sistema rotante motorizzato. Qui purtroppo vediamo gli esiti cicatriziali che coloro che praticano la FUE dichiarano che non esiste. No. E oltretutto richiede spesso la raccolta pelute, e come vediamo anche in questa fotografia, a distanza di 15-20 giorni dell'intervento stanno ricrescendo i capelli, ma ci sono quelle piccole macchioline bianche che sono delle cicatrici circolari. Se invece noi vogliamo parlare della tecnica FUT, praticamente qui vediamo il paziente preparato per un prelievo in tecnica FUT. Non completamente la parte che verrà di losanga che verrà asportata per poi dividere i capelli. Come vedete sarà alta 1,5 cm ed è lunga circa 20 cm. In questa losanga saranno presenti circa 3.000 unità follicolari. La losanga di cute, che rappresenta appunto l'area donatrice, viene immediatamente suturata e la sutura è coperta dai capelli della parte superiore che sono stati lasciati lunghi. Qui vediamo il risultato di una sutura ed è una cicatrice veramente molto sottile, può essere malata anche con capoporti. Ecco, questa è la differenza tra le due tecniche. Quindi, professore, per concludere, giustamente come ha detto lei, non abbiamo tutto questo tempo, però in sintesi ci potrebbe fare un riepilogo di quello che abbiamo detto e poi magari vediamo anche qualche caso dei risultati per quanto riguarda i risultati. Va bene, diciamo che per concludere non esistono due nuovi tipi di autotrapianto, non dico due, ma quello che è più osannato in questo momento è la FUE, ma non è un nuovo tipo di autotrapianto, ma è un tipo di prelievo, quindi ci troviamo di fronte a possibilità di prelievo, non di autotrapianto, solo una parte di autotrapianto. E qui vediamo uno dei tanti pazienti che abbiamo operato. Andiamo avanti, vediamo il post-operatorio, un buon risultato sicuramente. Ottimo. Qui abbiamo, ecco, questo è un paziente veramente che ha ottenuto un risultato eccellente. Vediamo la prossima. Paziente molto giovane questo, che
a cui abbiamo fatto la foot, quindi non ha voluto assolutamente tagliarsi i capelli, perché per fare la foot bisogna tagliarsi i capelli a zero, quindi lui non ha voluto, e questo è il risultato da circa un anno. Questa è una, inserito una paziente donna, perché le donne di solito non hanno molte possibilità di fare il prelievo perché hanno una zona donatrice scadente. Questa donna ha avuto un risultato, secondo me, eccezionale. Andiamo avanti e vediamo un altro paziente con il disegno preoperatorio. Avanti, vediamo il postoperatorio. Anche questo è un paziente giovane. Questo è un paziente che inizialmente aveva messo una parrucca, ma poi si è deciso a fare un altro trapianto. È stato un altro trapianto fatto in due tempi perché la zona di alopecia, cicatrice di alopecia antracnetica era molto importante, però ha avuto un risultato buono, ottimo. Questo è un paziente molto giovane, vediamo la regione frontoparietale e dopo l'autotrapianto dei capelli, assolutamente buono. Questo è un paziente che aveva questa chiazza centrale sulla zona parietale anteriore e dopo l'autotrapianto possiamo vedere, abbiamo fatto anche un piccolo naso, è la verità. Comunque i capelli sono perfetti. Qui abbiamo, ecco, questo è il paziente più agé che abbiamo, autotrapianto della regione frontoparietale anteriore e posteriore, l'abbiamo fatto in una seduta sola. Questa è la vista dall'alto e questa è la vista del paziente che è venuto da noi per fare questo autotrapianto. Io ritengo che questi risultati siano semplici e che non voglio dire invogliano i pazienti con pochi capelli a farsi un autotrapianto, ma io vorrei che il messaggio è quello: attenzione. Dove andate e a chi vi affidate, perché dovete affidarvi a gente che ha un'esperienza di un certo tipo e che vi dice le cose come stanno. Io al 20% di pazienti ho detto no, che non sono operabili, ma se vanno in un centro psicologico, probabilmente, non forse non in tutti, ma qualcuno opera chiunque, basta che paghi. Professor Buttafarro, io innanzitutto voglio farle i complimenti perché i risultati che abbiamo visto sono veramente incredibili e le immagini parlavano da sole. E poi grazie, professore, io la voglio ringraziare a nome di tutti per i preziosi consigli che lei oggi ci ha dato. Grazie. Grazie a voi, tanti auguri e abbassa il Covid. Grazie professore, a presto e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Io vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.